Andrea Ceccarelli è il presidente degli ambulanti di Forte dei Marmi, io dicevo un'icona perché possiamo dire mercatino, possiamo dire fiera, ma non rendiamo l'idea, perché Forte dei Marmi, gli ambulanti del Forte dei Marmi sono una cosa diversa, sono intanto made in Italy, giusto presidente? Assolutamente made in Italy, guardi, le posso dire che la nostra associazione è nata circa una dozzina di anni fa. Ha messo insieme le migliori espressioni, le migliori aziende che espongono i loro prodotti al mercato di Forte dei Marmi mercoledì in Piazza Marconi. La caratteristica che ci contraddistingue è la qualità e la convenienza. Lei potrà notare, insomma, tanto l'affluenza delle persone, dove andiamo noi attiriamo migliaia di persone. Pensi che l'anno scorso abbiamo fatto 64 manifestazioni. Stimate una media di persone che ci sono venute a trovare all'incirca sulle 10.000, con punte massime a Milano anche di 90.000. Siete un vero e proprio evento ambulante. Esattamente, ha detto bene, noi siamo un evento mercato, non siamo il solito mercato settimanale, con tutto il rispetto del mercato, ecco. Appunto, perché i prodotti sono ricercati, comunque sono anche prodotti, qualcuno ha definito, per far capire un po' di cosa stiamo parlando, ha definito queste bancarelle come boutique a cielo aperto. Ah, sicuramente, certamente ha ragione, i prodotti che lei trova sulle nostre bancarelle, che è un po' riduttivo come vede chiamarle bancarelle perché certo. Ogni banco come vede occupa uno in media 50 metri quadrati. Sono per i prodotti che espongono anche veramente una linea da seguire per i magazine che ci seguono, magazine femminili che ci ripropongono i prodotti che noi portiamo. Quindi fate tendenza, insomma. Senz'altro, ha detto bene, facciamo tendenza, certo. Beh, allora ci rivediamo sicuramente ad agosto perché ci aspettiamo veramente il clou, perché qui saremo nel pieno della stagione estiva. Con la vostra presenza immagino che illuminerete di nuovo, oggi lo fate con le luminarie di Natale, ma lo farete ancora di più, penso, con il pubblico ad agosto, presidente. Guardi, ad agosto qua mi dicono che è una zona frequentatissima, quindi sarà ancora più facile attrarre persone. Anche il Forte non scherza, eh? No, è vero, anche il Forte dei Marmi non scherza. Io posso solamente intanto ringraziare il sindaco, l'assessore, l'amministrazione tutta, perché ci ha invitato a questa, ci ha dato questa possibilità di fare questo evento mercato e quindi ci ritroviamo ad agosto per un qualcosa di ancora più bello. Signor Sindaco, questa iniziativa, il mercatino, anzi gli ambulanti di Forte dei Marmi, che sono un simbolo, che tra l'altro offrono anche le luminarie di Natale, sono un po' il segnale di come quando l'economia magari non aiuta, aiuta l'ingegno degli amministratori. Ma sicuramente una serie di fenomeni favorevoli per il Paese, il fenomeno più favorevole del Paese. Il grande indotto che la fiera di oggi ha portato, vedendo i nostri bar, i nostri ristoranti, i nostri negozi, attività che spesso e volentieri magari devono lottare con la quotidianità più difficile, vederli pieni è sicuramente una bella cosa, è sicuramente un momento importante che dà il viatico alle feste natalizie. Quindi un bel momento, soprattutto, ripeto, vedere i nostri bar e ristoranti pieni è motivo di soddisfazione. Soprattutto in un periodo in cui si pagano le tasse, quindi c'è bisogno di queste ventate di ottimismo, c'è bisogno di questi eventi che portano sicuramente un sacco di gente. Sarà un periodo natalizio positivo allora qui per Riva Ligure, mi sembra che anche il tempo ci stia aiutando. Beh, oggi è una giornata di sole bellissima, Riva Ligure è sicuramente meta climatica per eccellenza, insieme ad Ospedaletti abbiamo il clima migliore, il miglior microclima della Riviera dei Fiori, ci aspettiamo un Natale e un Capodanno all'insegna del bel tempo, ma anche di tanta gente. Ovviamente noi faremo di tutto per allietare la presenza dei turisti che come sempre prenderanno d'assalto Riva Ligure in quei giorni. E allora auguri, buon Natale e buon anno, Sindaco. Auguri a tutti, auguri di buon anno e soprattutto mi auguro che il buon anno porti sfrutto l'occasione del mercatino per dire che mi auguro che porti una risoluzione di un problema che abbiamo tanto a cuore, che è quello del torrente Argentina, che in seguito all'evento alluvionale ci ha visto portare via la strada di collegamento al depuratore. Nei prossimi giorni, ho già visto sia il presidente Totti che il prefetto, nei prossimi giorni speriamo di arrivare a una risoluzione, sarebbe il migliore del regalo di Natale, non solo per Riva Ligure ma anche per i comuni che si servono di questi impianti di depurazione. Quindi mi auguro che questa giornata sia di buon auspicio anche per quello che ci aspetta nelle prossime settimane al lavoro su tematiche molto serie.